cosa passerà, tu svegliati. Mamma e papà sono usciti. Non gli hai detto arrivederci? Forza, alzati. È una giornata bellissima. Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Fable 2. Ci divertiremo un sacco oggi. Abbiamo moltissime cose da fare. Ok. Ho perso delle bottiglie a cui sparare per la fattoria. Bisogna mettere le galline nel pollaio, uccidere gli scarafaggi. C'è di tutto. Diciamo che a questo punto io non l'ho mai capito. Insomma, si muore e si ritrova qui con Rosa Spina, che è morta. Non so se è una specie di, come si dice, Olimpo fra la morte e la vita o così così. Ecco, non è chiaro questa cosa. Vabbè, devo fare queste cose. Dai. Bel colpo. Uffa, come si faceva? Splendido. Ok, devo trovare anche le bottiglie qua. Prima le bottiglie, va? Bello. Vediamo qui sopra. Splendido. Qui non c'è nulla? No, zero. Vabbè, si sede. Vedi? Allora, ci sono altre bottiglie in giro qui. E che cavolo, dai! Con la togli di mezzo. Qua ce ne sono due, credo. Certo che questo posto mi ricorda un pochino Fable 1. Avevo visto qualche gameplay. Ok, ne mancano 12, 10. Splendido. 3, 11 ne mancano. Bello. Vabbè raga, io spero di finire in fretta qui, questo posto. La fine lo rimando a un altro. In guardia, insetti. Hangar. Bene, scarafaggi sono andati. Bottiglie. Splendido. Ah. Sette bottiglie. Ecco lì un'altra. Uno lo spacca bottiglia manza famiglia.
Guarda, ma come si fa a non beccare quella bottiglia? Ma dai! Ancora 5. E ancora 5 con le bottiglie ho fatto. Vado a vedere in casa se c'è qualcuno. Ok, qua no. Questa posso distruggerla oppure no? No, quelli in casa non valgono. Trovare le bottiglie qui una cosa. Oh, aspetta, l'ho vista una. Qui trovare le bottiglie è proprio una rottura. Vabbè, mancano 4. Dove saranno? Dove saranno? Solo altri 3. Bello spaventapasseri. Ah, là c'è una bottiglia. Ne mancano solo due. Abbiamo quasi fatto, ancora 2. Comunque poi come lo fai con le gare? Dargli un calcio, non lo so. Vabbè. Non mi è chiara questa cosa. O a spararle. No, è quello che è divertente. Bottiglie, 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 dove siete? Sei sotto al ponte? No. Quanti fiori? Noi siamo in Metal Gear 3 per caso. Che... Poi tutto diventa rosso. Sì, ho Ho capito. messo delle bottiglie sparse in giro, così puoi esercitarti a sparare. Non puoi dirmi magari dove sono le ultime rimaste che le sto cercando da un po' non le trovo? Che qui si deve fare il gioco dell'oca. Ok, qui siamo già passato. Qui anche. Eccola qua, l'avevo vista. Ne manca una. Dov'è l'ultima bottiglia? Era appunto, dove sarà l'ultima bottiglia? Intanto si è fatto notte. No, non è qui. Ma magari è qui, non l'ho vista prima. Che giornata fantastica, però sono distrutta. Andiamo a letto. Ah, quindi volevo fare per forza le cose in fine giornata. Ah, ok, va bene. Perché se dovevo fare, dovevo farle tutte finché poi non finivo per andarmene da qui. Aiuto. E sali. Non è niente, passerotto. Torna a dormire. Dai, torna a letto.
È perché lei è morta e vuole che sto con lei. La musica del Carry On. Ragazzi, che posto, che inferno. Eccolo. Per secoli questa accademia ha addestrato i figli e le figlie di Albion di maggiore talento, tutti accomunati dal sangue che scorreva nelle loro vene. Lo senti il potere che scorre dentro te? Hai superato la prova. Come ricompensa potrai ora affrontare il tuo nemico e avrai i mezzi per distruggerlo. Va da lui con Bricarion. Ah, bene. Per fortuna non devo fare un altro video, visto che il tempo ne ho. Per fortuna. Bene, e ora di ammazzare Lucien. Molto bene. È il tempo della vendetta. Potere Carry On. Cosa stai facendo? Pensi che un mero gingillo ti salverà? Pensi che qualcosa possa farlo? Fermo, pensa a ciò che stai facendo. Metterò fine a questo caos. Ora fermati, stupido! Verme! Grazie al Carrion, raga, sto assorbendo i tre poteri. E il suo.
quella la chiami vittoria? Stai solo rimandando l'inevitabile. Ciò per cui Lotti verrà schiacciato dalla maestosità della malatorre. Addio Lucien. Temevo che non la finisse più. Lucien è morto. E ora? Cosa succederà? Ora. Eroe, è ora che tu riceva la ricompensa per aver salvato il mondo dal sogno di un pazzo. La malatorre si è svegliata e ha il potere di esaudire un desiderio, il tuo. Vieni, dammi la mano. Va tutto bene, Passerotti, non devi avere paura. Sei nel cuore della malatorre, dove stavano gli Archon dell'antico regno, migliaia di anni fa. Ora è il tuo turno. Esprimi un desiderio, ma ricorda, avrà conseguenze su tutta Albion. Sacrificio. Puoi ridare vita a coloro che sono morti per costruire la malatorre. È un dono astratto. Non riceverai altro che la gratitudine di Albion. Amore. Coloro che ti stanno a cuore, fino al tuo cane, ritorneranno in vita. Ma il prezzo saranno i tanti innocenti morti per costruire la malatorre. Ricchezza. Più oro dei tuoi sogni più sfrenati, da spendere come preferisci. Ma coloro che hai amato e i prigionieri della malatorre non torneranno in vita e non vedranno la tua ricchezza. Cosa scegli di fare? Oh beh, allora, visto che in Fable 3 il personaggio di del 2, la scelta è l'oro, però raga, io scelgo quella in mezzo. Ah, ovviamente quali saranno le conseguenze? Beh, vediamo, le tenebre che invadono Fable 3, ecco, ecco la conseguenza. Sì. Boom. Quando ritornerai, troverai il tuo compagno peloso ad attenderti. E tutti coloro che troveranno egoista o indifferente, tutti quelli che hanno perso la famiglia, sapranno che avrebbero fatto lo stesso, avendone l'occasione. Noi abbiamo sentito. È stato espresso un desiderio. Il mondo ne vedrà le conseguenze. Farei qualunque cosa per riportare tutti coloro che hanno. Oh, credo di essere malato. Ma avresti potuto riportare migliaia di persone. Le vittime di questo posto. Anche loro avevano una famiglia. È stata una sua decisione. Lascialo stare. Io non credevo potessi prendere questa decisione. Sì, ma parlando di cose più importanti, io che cosa ci guadagno? Del denaro sarebbe carino. La decisione è tua. Da qui posso mandarti ove preferisci. Cosa decidi? Vorrei tornare a casa, a Samarkand. Oh, non sono mai stato a Samarkand. Notti calde, spezie esotiche e gente disinibita. Non è proprio così. Fidati, troverò io di che divertirmi. Bene, ma non ti avvicinare. Hammer? No. È finita. So perché ci hanno attaccati nella grotta quando ci siamo incontrati. Tu hai portato i piagati. Dove i monaci non trovano niente, un guerriero trova sempre la battaglia. Voglio andare a nord, studiare con i monaci guerrieri. Prima non riuscivo a evitare la violenza, ora non la voglio più causare. Addio, eroe. Non so come ringraziarti per avermi coinvolto in questa casina.
Ti devo dire una cosa. Devo fare un viaggetto periodico ad Albion. Ho preso un impegno con alcuni amici della palude fantasma. Quando ti ho incontrato, avevo dubbi su di te. Ma ora sono felice. Ci incontreremo di nuovo. Contaci. Credi di riuscire a gestire Albion da solo? Devo andarmene per qualche tempo. Riflettere un po', tanto per cambiare. Non che mi lasci granché alle spalle. Beh, forse una cosa. Il migliore amico che abbia mai avuto. Ma è venuta l'ora di dirci addio. Prenditi cura di te. Addio, Hammer. Ora è giunto il momento che tu vada. Il mondo è lì che ti aspetta. Ma la mala torre è mia. Ora vai. Chissà come mai voleva la mala torre. Io spero che nel 4 si possa ammazzare questa qua, ma lo spero. Beh raga, la serie di Fable 2 si è conclusa. Farò anche il 3 in cooperativa un giorno. E quindi ci vediamo. Ciao.